Buongiorno, oggi cambiamo hotel. Ora ce lo devi dire per forza. Andiamo al Vedara Hotel. Non l'ho capito. Che ha detto? Tanto non l'ho capito. Vedara Hotel. Lui l'ha capito. Bellario. No, bellino non esiste. Non l'hanno capito. Aspetta, ve lo cerco. Non ho capito. Aria qualcosa. Bellaria. Non l'ho capito. Dall'Ara Hotel. Non l'ho capito. Aria Las Vegas. Bedara. Yes. Bedara. Guarda perché era ripetuto. Perché ha visto che... No, non è Aria, Bedaria. Bidara. Bidara. Non l'ho trovato. Sto cercando... Ho le labbra spaccatissime, per colpa di... Aria Resort. No, è in Melaka. No, di Aria c'è solo l'Aria Hotel, però non so... Bidara. Non c'è. Sì. Allora, Las Vegas. Bedara Las Vegas, eccolo qua. 5 stelle. 5 stelle. Ci sta. Guardati, dà tipo un biglietto. G-R-E-C-O. I don't... The baggage? Thanks. When you get to the room, call the bell desk. Okay, okay? Thank you. Cinque stelle. San Montana. Abbiamo il pass prioritario. Noi entriamo prima. Ah, noi entriamo prima, fanculo le file. Questo è il Corvo Boiler, questo è il Dario. Questo è l'hotel dove alloggiamo noi. Otto! Sì. Poca roba, no? Abbiamo anche la stanza con la vista sul... sul Bellagio, sul lago del Bellagio, dove fanno lo show lo show delle fontane, che è figata assurda. Guardate un po' dove siamo finiti. Burger Gordon Ramsay. Secondo me sono sponsor Burn, vedi? C'è la fiammiola dell'energy drink. Perché c'è un fazzoletto che esce da... Ah, lasciala. Ragazzi, sono quasi le 6 di sera. Stiamo finalmente andando a prendere la camera. Sono tutto il giorno dopo mangiato nel casino. Io non ho fatto niente perché non posso fare niente. Mi sto vedendo a morte. Se c'è il minibar mi sfondo di alcol. Sei, ha vinto e è scappato. Quello è vero, però non posso giocare, quindi non dico a nessuno. Fatto sta che se c'è il minibar mi sfondo di alcol. Perché sto scherzando. Forse. Oh, ma siamo tipo al 55esimo piano. È l'evento, ragazzi. L'evento c'è là. È scialla, raga. 50. Ci sono solo 56 piani. Quindi noi siamo al 55esimo. Scialla. Siamo al penultimo piano dell'albergo. Non sbagliamone uno da soli, sì. È pieno di piani. Ci sono troppi piani. Quanti piani ci sono? La musica. Ma sti portoni manco del garage ce li ho. 75.04. Porca troia, aspettate raga, aspetta raga. Cioè non siamo ancora entrati. No, aspetta. Porca cos'è Dio. Questa cosa? Sembra Londra, ti giuro, sembra ragazzi, Londra quella curva. Aspetta. Che schifo. Mio Dio, questo prima è grande quanto. Perché c'è un corridoio? Perché pensavo fosse uno specchio. Ma cosa? Master Switch. È figo, cazzo. Poi mi dice quanto è pagato. Oh no, ha fatto il buco! Auguri! Signore e signori, siamo arrivati nella suite, abbiamo fatto le clip di Vegas e ora vi farò vedere la grandissima figata che è questa camera, questo appartamento, perché è un appartamento al penultimo piano dell'Aria, del Vada, non so come si chiama l'appartamento. Qua naturalmente hanno già disfatto il letto in maniera improponibile. Questa è una camera ed è più o meno grande come il soggiorno di casa, no, è più grande del soggiorno di casa mia. Questa è la view che abbiamo. Quelle sono le fontane del Bellagio. Là c'è diciamo la ruota panoramica. Dovremmo andare anche lì. Non so bene a che ora abbiamo prenotato. Forse abbiamo perso. Non lo so, poi vediamo. E intanto si sorseggia champagne guardando fuori a Las Vegas. Minchia, sì, troppo figo. Qua c'è il bagno di questa stanza. Come vedete c'è l'effetto vedo non vedo. Che è più un effetto vedo che non vedo. Però non so se si può cambiare. Vabbè, scialla. E magari qua c'è qualche interruttore. No, questa è luce. Altra luce.
c'è dell'arte, gabinetto, c'è la vasca da bagno, da qua comunque si vede fuori. La vasca, cioè la doccia ragazzi, è gigante, questo è il mio piede, questa è la doccia, gigantissima ragazzi. Ecco la champagne. E la cosa fighissima ragazzi, accappatoi in seta, morbidi, è bellissimo, ne compro uno. Cazzo, se ti rubano di questo chissà quanti soldi gli rubano a Vega sulla carta. Poi, sinistra. Qua abbiamo le navicelle di Vegeta, anche chiamate lavatrici e asciugatrici. Altri accappatoi, sempre in seta, perché fa figo. C'è un interruttore qui dove accendere. Che bello sto specchio. Ciao! Qui altra vista, super figa. Minchia, raga, che foto che faccio stasera. E qua è la stanza di non so bene chi, sinceramente, perché non ancora decidere chi dorme con chi. E anche questa è molto bella, molto molto bella. Altra vasca da bagno, super docciona, cesso. Chi è il primo ad averlo usato? Naturalmente Stefano. E qui, ciao. E qui, questo è il soggiorno con tutte le tende, la visuale. Cosa stai facendo? Sta tentando la morte. Peccato che ci sta. Come fa a non piacergli lo champagne? Non lo so.